Eccoci nuovamente girovagando per la Valmalenco. Oggi introdurremo una novità per quanto riguarda la corsettina a Pas de Vaca Straca. Faremo una corsa rigenerante. Per far questo, la metodologia di questo tipo di corsa consiste nel respirare solo con il naso e non con la bocca. Per far questo ci aiuteremo con un nastro sulla bocca per impedire la respirazione. Buona visione a tutti e ricordatevi sempre a Pas de Vaca Straca. Ciao amici di Pas de Vaca Straca. Ieri abbiamo fatto un allenamento abbastanza impegnativo, quindi oggi quello che andremo a fare lo chiameremo allenamento rigenerante. L'allenamento rigenerante è una tipologia di recupero attivo che va solitamente inserito dopo una giornata di gara o di intenso allenamento come abbiamo fatto noi ieri, oppure in altri momenti quando ci si sente stanchi, ci si sente vuoti a causa di stress del lavoro e anche per problemi personali. Quindi ben venga l'allenamento rigenerante. Il metodo principale di questo allenamento rigenerante viene chiamato il naso chiuso, dove per tutto il tempo dell'allenamento, che deve spaziare tra i 40 e 60 minuti, bisogna tenere la bocca chiusa. Inizialmente e probabilmente sarà molto difficile tenerla chiusa e cercare di non respirare. Per questo motivo la tapperemo con un nastro, in modo che ci imponga di non respirare e, come dice il metodo rigenerante, di respirare con il naso. Un altro motivo, ecco, questo è il nastro che poi metteremo alla bocca per non respirare, è quello di lasciare a casa l'orologio. Dobbiamo correre solo a sensazione, dobbiamo fare un allenamento libero da tutti i pensieri. Ok, dai, mettiamo questo nastro per cercare di non respirare. Questo è l'ultima volta che potrò parlare, però per via del nastro non lo potrò più fare, ma vedrete dei sottotitoli di come si svolgerà l'allenamento e come avverrà la respirazione. Ok, andiamo col tapparci la bocca.
tolto il nastro per bloccare la respirazione, la bocca. Penso di aver fatto dai 40 ai 60 minuti, non avendo l'orologio, però siamo stati tranquilli. Il lavoro rigenerante, è la prima volta che provo a fare una corsetta a pas de vaca stracca chiudendomi la bocca e respirando solo col naso. Sì, inizialmente i primi 10 minuti ho avuto dei grossi problemi perché mi veniva, i polmoni spingevano, ormai non abbiamo più 20 anni per poter correre e respirare completamente col naso, veniva spontaneo respirare con la bocca, però abbiamo resistito, abbiamo fatto questi 40-60 minuti, non lo so, domani vediamo, al momento mi sento bene, mi sento, forse una parola grossa, rigenerato, perché non è che fossi un cesso, però rigenerato per il momento va bene e vedremo di portarsi avanti anche la prossima volta con altre corsotte che danno la possibilità di respirare poco niente con la bocca e respirare solo col naso. Alla prossima, ricordatevi sempre a pas de vaca stracca.